sì, quello l'avrei fatto, secondo me. Allora, abbiamo, credo, Don James Organisti, grandissimo ritorno. Buonasera, applausi per Don James. Buonasera Don James. Buonasera, non esageriamo. Buonasera. È un grande ritorno. L'ultima volta lei era rimasto molto scottato dall'ultima esperienza. Ma Parenzo si scorda tutto. Come cazzo si fa a scordarsi? Don James Organisti. Vabbè, ma non è necessario che mi ricordi. Allora, prete della diocesi di Bergamo, dottorato di ricerca in filosofia, eccetera, eccetera. Cosa voleva dire, signor Organisti? No, perché io ho telefonato ieri sera. Sì. Dopo però... Vabbè, allora... Allora, era sull'intervista al ministro degli esteri russo. Sì. Devo dire la verità, io il giornalista, non è che io lo segua molto, non voglio dare dei giudizi, però... Sono andato a rivedermi l'intervista, l'ho trovata molto supina. Ah, molto supina. Lei, Don James Organisti, del prete della diocesi di Bergamo, trova supina l'intervista fatta dal signor Bindi Sallavro. Va benissimo, per carità, per carità, per carità. Sono tutti bravi, sono tutti professori, Don James, dai su. No, ma io non voglio dare lezione di giornalismo. Mi pare di sì, però. Mi pare di sì, Don James. Però su alcuni passaggi. Allora, le faccio. Una piccola... posso darti del tu? Come no, per carità di Dio, sia un po' più veloce nel suo incedere, Don James, perché altrimenti... amico mio, se no mi fa venire latte... Hai ragione. Ma perché è un prete della diocesi di Bergamo. Pensavo fosse un modo di dire, un titolo nobiliare, Don James. Scusi, titolo nobiliare. Non mi pare un prete da come parla, scusi, se fosse un titolo nobiliare, come se al Sud, donna assunta si diceva, no? Scusi, signor prete, però le ha detto, ha mandato a cagare il signor Parenzo, adesso non è proprio da prete questa cosa qua. No, mi dispiace, ma non è un titolo nobiliare. È venuta così naturale. Questo vai a cagare, ecco. Ma è molto umano. Sembra lei, anche un po' ubriaco il prete, se posso permettere. Ma ecco, ancora questa storia. Sta facendo l'aperitivo? Don James, no? Scusi, ma lei è dalla parte degli ucraini o dalla parte dei russi? Non ho capito bene, signor Organisti. No. Adesso non mi faccia una domanda del genere. Ma non è molto complicato rispondere. Lei è un prete, lei è un prete, avrà la sua idea. Non è che per il fatto che lei fa parte della Chiesa Cattolica non può esprimere dalla la sua idea. Degli oppressi, starà, io cioè sono dalla ucraini. Parte degli oppressi. Che cazzo vuol dire dalla parte degli oppressi, Don James? Mi scusi. Vengono ammazzate delle persone civili e torturate ed è appurato. Sì, ma chi è l'aggressore? Il signor Biden? Sì, Biden. Il signor Putin oppure c'è qualche altra verità? Che non ci dicono, cioè... No, l'aggressore, ascolti, qui non bisogna, se poi ci sono delle altre verità le vedremo nella storia, adesso non le potremo, ma attualmente c'è stata un'invasione che viene... Ma lei stasera ha bevuto un po', Don James, perché mi sembra un po' lento, mi sembra che siamo sicuri, cazzo, va bene. Vengo fuori da un giorno. Un prete questo qua. È un prete, sì, è un prete. Certo, non è un prete, no. Scusi, Don James, lei ha detto la sua, l'intervista è un po' supina, d'accordo. E come va la sua attività masturbatoria? Glielo posso chiedere oppure si offende? Aspetti un attimo, no. Prima torniamo su quello. Quell'intervista che è stata fatta poteva andare bene 2 mesi fa. Invece adesso che quando c'è? Abbiamo scoperto... delle cose, degli eventi, no? Ma lei che cosa ha fatto oggi, Don James? Cosa ha preso? Un calmante? Cosa ha preso? Ha bevuto? Ha preso un sonnifero? Cosa? Mi sembra una voce biascica, ne reagisce male, parla con Parenzo e dice vado a cagare, dice cazzo all'improvviso. Comunque, va bene, andava bene. Ma mi capita l'interlocuzione quando non... Naturalmente, ma per carità, non lo dico, va benissimo. La lei è un essere umano, va benissimo, per carità. I miei preti sono, alla fine, sono degli esseri umani. Però ha capito cosa voglio dire. Sì, ho capito. Benissimo, perfettamente. Ho capito perfettamente. Aveva adesso, un senso. Adesso non ha alcun senso. Non ha alcun senso. Scusi, io vorrei tornare su un altro elemento. La sua attività masturbatoria procede regolare? Sì. Ma perché? Guardi, facciamo così. Sì. Facciamo come? Non lo so. È la radio questa? È sempre la radio, bisogna parlare in teoria. Cioè, però bisogna parlare. Facciamo così. Sì. Lei, quando ha tempo... Lei è imbarazzante, posso dirglielo? Lei tu, è veramente tu, una persona tu, imbarazzante. Tu, vabbè. Tu? Ecco, sei, quando ho tempo? Vieni a trovarmi. Sì. Vieni a trovarmi, così tu, almeno mi guardi in faccia. Sì? Ma no. Ti guardo in faccia, allora?
E così almeno parliamo anche della mia attività masturbatoria. Ma io ti sto chiedendo, procede questa attività masturbatoria? Lei è un prete. Cioè, lei faccia, lei dica, anche i preti si masturbano ed è necessario che si masturbino. Questo è quello che voglio sentire da lei, una cosa moderna, contemporanea, non una cosa retriva, non una cosa superata. E l'hai già detto, lei si masturba e tutti i preti si dovrebbero masturbare in libertà, perché la fuoriuscita del seme è fondamentale, Don James. Lei lo pensa questa cosa? Ah, beh, su questo è ovvio, ma non c'è bisogno di masturbarsi per la fuoriuscita del seme. Però. E come si fa, scusi? Oh. Abbia pazienza. Come si fa, Don James? Appunto, per quello che ti dicevo. Ma lei ha delle perdite? Lei ha delle perdite, scusi? Ma perdite di cosa, no? Di non sono messo ancora così male. Beh, come si fa, scusi? Se uno si masturba, si può trombare pure, ma non credo che lei trombi, o sì? Lei tromba, Don James? No. No, non tromba. Purtroppo no. Purtroppo l'ha scelto lei, signor Don James. Ma scelto sì, lei, ma voglio dire, mestiere. Io l'ho scelto per un bene superiore, ma voglio dire. Ma vorrebbe trombare, lei vorrebbe trombare, diciamo la verità, Don James. Non vorrebbe, ma le donne sono interessanti, punto. Le donne non sono interessanti. Qui scopriamo delle cose incredibili. Sappiamo, infatti, lei, io ho scelto. Diciamo, un lei è un mestiere, prete eccezionale, glielo posso dire, stasera è un po' moscio, però è eccezionale. Ma cioè, non sono moscio, sono stanco. Sì, ho capito, però noi siamo alla radio, noi che ci frega se lei è stanco, Don James, è stanco, mi scusi. Il prete. Cosa devo che fare? Ha fatto il prete per essere stanco? Ma che ha fatto il prete per essere stanco? Stanco tutto, io sono stanco, ho lavorato tutto il giorno da stamattina alle 7, ho dato un corso di formazione, ho fatto 2000. Ma lei perché sì, sta? Invece che io mi gratto le palle, cioè secondo lei. Ma come palla, scusi ancora? Ma come palla? Cioè, scusa, secondo lei io mi gratto le palle ma tutto il giorno. Ma non lo so cosa fa il prete tutto il giorno. Non faccio niente, cioè. Scusi, in sacrestia. Ma lei è dotato, organisti, mi scusi se glielo chiedo, non si offenda, lei è dotato oppure no? Cioè ha una bella dotazione dalla sua oppure non è importante? E appunto quello che casomai ci prendiamo avviene con me a fare ginnastica. Scusi, non ho capito, lei vuole ma lei vuole che io guardi il suo uccello, scusi, negli spogliatoi di una palestra? Guardi, negli spogliatoi, quando io vado a nuotare, lo fanno tutti. Ma ho capito, ma lei è un prete. Ma lei è un prete. Le ricordo che lei è una questione antropologica. Allora, diciamo la verità, lei ha voglia di conoscere delle donne, e le donne sono molto interessate a conoscere lei. Dunque lei. Ma io le conosco le donne. Cioè, le conosce, ma anche. Non è che ho bisogno. Sì, ma lei tromba o no ogni tanto con qualche donna? No. Non tromba. Però è un prete. Però vorrebbe, l'ha detto prima. Dico magari non lei ho detto che non ho detto che vorrei, ho detto che è un aspetto molto importante della vita a cui ho rinunciato. Sì, ma l'attività masturbatoria invece è importantissima, se non c'è quella è importantissima. Ma quante seghe ti fai tu, scusa, non per dire, adesso facciamo 3-4. Faccio io il confessore. Ma lei fa il prete, però lei fa il prete, lei fa appunto, il prete. 3-4 settimane sicure. 3-4 settimane sicure. Ai miei tempi il mio curato, il vicario da cui andavo a confessarmi, mi chiedeva sempre quante seghe ti sei fatto, e io non glielo dicevo mai perché non tenevo il conto. 3-4 settimane sicure, Don James. 3-4 settimane liscio. E ride. Arrivederci, Don James, a presto. Lei fare. Mi deve confessare tutto prima o poi. Ciao, arrivederci.